Bene, cerchiamo di capire meglio allora chi è questo Marcel Duchamp e lo facciamo, caramba che sorpresa, tramite appunto Marco Senaldi, che è l'autore di quel librone enorme che vi ho mostrato un attimo fa, appunto, si intitola Duchamp, la scienza dell'arte, è appena uscito ed è un tomo voluminosissimo, molto interessante, molto molto molto. Proviamo a questo punto a sentire cosa ci dice lui. Eccoci. Ciao Marco, devi accendere la videocamera. Perfetto, Adesso ciao. mi vedete, eh? Grazie Ok. grazie di aver accettato il mio invito. Allora, i miei ragazzi, in particolare di Quinta O, ma insomma, poi magari lo userò anche per altre quinte, vorrei che fossero aiutati da te. Ce l'hai tu il tuo libro lì davanti, così lo puoi anche mostrare. Oh, aspetta che lo No, ma prendo. non importa, non importa. Importante, certo. Intanto lo mostro io, ce l'ho io. Ecco, così ce l'abbiamo. Eccolo. Perfetto, ce l'avevo anche io, guarda, così è. Ce l'ho anch'io. Eccolo qua. Beh, quindi vuol dire che almeno due copie ne esistono, perché è la stessa, vedi? È un po' come il ready-made, ne esistono Esatto. solo delle copie. Allora, a proposito di ready made, allora. Marco, io ti faccio una domanda, poi ti lascio veramente parlare. Di a ruota libera quello che vuoi, è una chiamata dada, quindi puoi sentirti libero veramente di affrontarla come vuoi. Allora, prova a raccontare a tuo modo di vedere perché Marcel Duchamp è così tanto importante per la storia dell'arte. Cosa ha combinato di così dirompente? Ma guarda, quasi tutti, anche autorevoli studiosi, e naturalmente gran parte dei manuali sui quali ormai la storia dell'arte contemporanea è contemplata, ecco, fanno passare Marcel Duchamp per l'anti-artista, per quello che ha distrutto la tradizione, per quello che ha smesso di dipingere, per quello che ha dichiarato che l'arte non serve più a nulla. E tutte queste magnifiche idee, però in realtà la cosa andrebbe vista un pochettino più da vicino e specificata meglio. In realtà quelli che volevano cambiare l'arte sono venuti prima di Duchamp e si sono chiamati prima di tutto i suoi fratelli, per esempio i Duchamp erano dei pittori che per esempio erano dei cubisti. Ecco, i Certo. cubisti sicuramente noi li possiamo considerare tra quelli che volevano cambiare un modo di fare arte assolutamente ormai convalidato da secoli, che era quello per cui si dipingeva attraverso lo studio della prospettiva. La prospettiva che è un modo di rappresentare su un piano pittorico la terza dimensione. Certo. Da circa metà del 1400, a un certo punto, questo modo viene codificato secondo delle leggi anche geometriche, matematiche, secondo le leggi scientifiche, e diventa una forma di rappresentazione che dura poi per altri 5 secoli. Certo. Però alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, sai, il mondo cambia completamente, perché allora l'uomo comincia, per esempio, a volare. Comincia a spostarsi velocemente con dei mezzi meccanici come le automobili. Certo. Comincia a vedere e a riprendere il mondo con dei mezzi come il cinematografo. Tu Certo. devi pensare, dobbiamo tutti ricordarci che sul finire del 1800, poco prima che nascesse Marcel Duchamp, scusate la faccio lunga, ma qualche data ve la devo dare. Nel 1895 sono iniziate diverse cose abbastanza importanti. La prima Biennale di Venezia, per esempio, cioè la prima mostra temporanea d'arte, la prima proiezione cinematografica, cioè la prima proiezione di immagini in movimento, fotografiche ma in movimento. E se vogliamo
dirla tutta, per esempio, compare il primo articolo sulla sulla psicologia della moda di un famoso scrittore tedesco che si chiamava Georg Simmel. Per dirti cosa è successo verso la fine del 1800, no? E quindi all'inizio del Novecento rappresentare il mondo come se fosse un fatto statico era del tutto impossibile. I cubisti dicono: ma no, dipingiamo su un quadro tanti punti di vista, come se la cosa si muovesse o ci muovessimo noi rispetto alla cosa. E Duchamp all'inizio fa parte di questo gruppo, poi certo. Dipinge un bellissimo quadro che infatti rappresenta una persona che si muove, il che scende, che le, scende scale. Le scale, esatto. Il nudo che scende le scale, 1912. Mm-hmm. I suoi fratelli lo vedono, dico che bello, esponiamolo a questa famosa mostra dove ci sono tanti cubisti. I cubisti lo vedono e dicono: no, ma quel quadro lì a noi non ci piace, perché noi sì, dicevamo che dobbiamo distruggere il punto di vista fermo, ma nel senso che tanti punti di vista, ma non però far vedere uno che si muove mentre scende le scale. Se non avete presente quel quadro lì, guarda, basta andare su YouTube. Sì, sì. Glielo trovo, mentre tu parli glielo trovo, perché online, guarda, ecco. Ho un catalogo qua e adesso lo trovo. Tu parla ormai pure. Queste immagini si possono reperire sulla rete con grande facilità. Ecco, esatto. E voi vedete che è strano, perché sembra che il personaggio sia rappresentato più di una volta e si sovrapponga a se stesso, no? Proprio come succede quando noi vediamo non tanto un film, perché in un film vediamo il movimento, no, quasi naturale, ma come certo. Se noi il film lo facessimo vedere in una successione di immagini. È una cosa strana. Non piace, e gli dicono: senti, quel quadro lì, sai cosa devi fare? Lo devi proprio ritirare, lo devi portare via. Quando succede questa cosa qui, un pittore come Duchamp, che diceva: ma come, voi siete bravi, volete cambiare tutto, siete voi quelli che volete cambiare tutto, e io che faccio una cosa diversa, quella che faccio non vi piace, e beh, ma allora non andiamo più d'accordo. Da quel momento Duchamp dice: no, ma allora se quelli che vogliono cambiare tutto non sono disposti davvero a cambiare tutto, forse dobbiamo ripensare completamente cosa stiamo facendo qui, quando facciamo arte, quando facciamo pittura. Ecco, questa è l'importanza di Duchamp. Da quel momento lì lui ha fatto due cose importantissime. Uno, ha smesso di dipingere, che è importante. E questa è la cosa che più importante. Avrebbe potuto fare una seconda cosa, tornare indietro e dire: beh, sai, voi cubisti pensavate di essere così intelligenti, avete rifiutato il mio quadro, sai cosa c'è? Che io torno a dipingere come si faceva nel 500, le figure belle ferme. E invece no, dice: no, guarda, io smetto di dipingere e adesso mi metto a pensare che cosa vuol dire produrre delle immagini, che cosa vuol dire vedere delle immagini, che cosa vuol dire fare arte. Ecco perché Duchamp è così importante, perché è l'Einstein dell'arte, cioè quello che ha rimesso completamente in discussione non questo o quel punto, la prospettiva, l'immagine, la pittura, ma tutta l'arte, come dire, rimettere in discussione tutta la scienza, lo spazio e il tempo, certo. Mettiamo in discussione tutto, ecco. Esattamente, infatti quando io faccio la lezione ai ragazzi, di solito gli dico, appunto, gli faccio la premessa e poi gli dico: cerchiamo di capire insieme che cos'è per voi l'arte, cos'è l'arte, cos'è l'opera d'arte. Certo. E a questo punto i ragazzi cominciano, ovviamente, no, una domanda da milioni di dollari, no, come si dice, i ragazzi ci ragionano, appunto, no, facciamo un po' un brainstorming, mettiamo insieme le opinioni e vengono fuori quasi sempre definizioni del tipo: ma sono dei manufatti creativi, quindi fatti dalle mani dell'uomo, certo. Che portano in sé, che hanno dei contenuti espressivi, dei significati simbolici, bla bla bla. Certo. E io gli dico: certo. Ok, dimenticate tutto questo. E fai bene perché questa definizione, che sembra molto sensata e lo è, diciamo, non è più adeguata all'universo dentro il quale noi abbiamo cominciato a vivere da un secolo e vent'anni a questa parte circa, certo. Diciamo da un secolo, ecco, da circa un secolo, perché queste cose che vi sto raccontando succedevano un secolo fa circa. Sì, ecco. Sì. Cosa è successo in un secolo di così straordinario? Beh, quello che sta succedendo a noi adesso, che ci parliamo a distanza, certo. E quindi
Una telefonata video come questa, soltanto 50 anni fa, era letteralmente presente nei film di fantascienza come Odissea 2001 nello spazio. Ecco, Sì, cioè, sì, sì. viviamo in un mondo dove i ragazzi devono capire che noi viviamo in un mondo, è strano che loro sono giovani, eppure non lo sanno, ma li riguarda molto. Artefatto, cosa significa? Cioè, una cosa fatta da una macchina è anche un artefatto. Oggi noi parliamo di Eccoli, per esempio, no? L'orinatoio. Cos'è l'orinatoio? Beh, in effetti, nell'immagine che tu mi stai facendo vedere è la fotografia dell'orinatoio, cosa molto importante. Allora, no, te lo Quando. suggerivo, ti mettevo qui perché appunto, no, i ragazzi ancora ci stanno seguendo, cioè non è in diretta, ma insomma lo vedranno dopo, ma ci danno fiducia e dicono, sì, ho capito, ma quindi questo se ha smesso di dipingere, cosa ha fatto materialmente? Cosa ha fatto? Esatto, questo è il punto, questo è il punto. Si è smesso di dipingere, cosa ha fatto? Ma innanzitutto ha cominciato probabilmente a documentarsi, cioè a studiare, che è una cosa molto interessante. Duchamp ha sempre detto, io non capisco perché uno scienziato per diventare scienziato deve studiare tutta la vita e un artista invece prende qui un pennello e comincia a dipingere, cioè non è così che funziona. E soprattutto non funzionava così già da molto tempo perché in effetti, già i pittori, i divisionisti, i puntillisti e prima ancora gli impressionisti erano persone che probabilmente avevano già studiato l'immagine, le ombre, la teoria delle ombre, la teoria diciamo dell'ottica, che a quell'epoca veniva profondamente Certo, studiata. certo. Dovete pensare che sono esistiti anche dei veri e propri scienziati, come Hermann von Helmholtz, per esempio, questo tedesco che scrive uno studio di ottica enorme, che viene tradotto in francese, che viene letto da tutti i più grandi pittori dell'epoca, come Seurat, Pissarro, cioè i grandi divisionisti, e lui è l'inventore, lo scopritore dell'oftalmoscopio, per esempio. Lui scopre addirittura quanto tempo ci mette. Una volta gli uomini dicevano non c'è nulla di più veloce del pensiero, però non è vero, il pensiero ha una velocità e Helmholtz scopre che velocità è. Sono 8 metri al secondo all'incirca, che è il tempo che ci mette uno stimolo per arrivare diciamo, dall'apparato periferico al cervello. Quindi ci mette del tempo. Allora, tutti questi pensieri però andavano studiati perché hanno a che fare con una cosa molto importante, cioè l'occhio, il nostro modo di guardare il mondo. Anche adesso noi ci stiamo guardando, però, per esempio, noi abbiamo due occhi. Quindi noi formiamo delle immagini che sono unitarie, ma è tutto un lavoro del cervello, no? Certo, Voglio dire, invece gli occhi sono due. Poi noi quando parliamo, ci guardiamo qualunque cosa, in realtà muoviamo la testa. Sono tutte scoperte che vengono fatte da questi studiosi, questi scienziati, che Duchamp comincia ad approfondire e capisce che allora, come dire, dipingere un quadro è un po' una cosa limitativa. Per esempio, lui aveva anche. provato a dipingere il quadro che abbiamo visto prima di una persona in movimento, ma poi si rende conto che ha poco senso, perché comunque un quadro, per esempio, è una cosa un po' stupida che tu puoi guardare da una parte sola, perché poi lo appendi a una parete, no? E vedi, sono tutte cose cui uno non pensa, ma se tu ci pensi effettivamente dici, ma perché non posso guardare il retro del quadro? Perché se guardi il retro del quadro vedi una tela non dipinta, no? Beh, però non è vero, pensa Duchamp. Per esempio, e se usassimo invece una lastra di vetro invece di una tela, cosa Ah, succederebbe? Questa qui è un'idea. ecco. Però. Un'altra idea che ci viene quando, sempre in questo periodo di tempo, quando viene questo famoso quadro del nudo che scende le scale, poi viene esposto invece a New York. Allora, era stato un insuccesso in Francia. Certo. Invece, che strano, agli americani piace tantissimo, c'è un successo incredibile, viene esposto in una grande mostra di pittori europei e francesi e viene notato perché era il più originale di tutti, no? Perché gli altri facevano questo cubismo un po', sì, originale, ma ormai Sì, tradizionale, mentre il certo. suo era proprio speciale. Ecco. Grande successo, e allora anche lì nasce lui si trasferisce negli Stati Uniti, diventa amico di queste persone che lo invitano e anche lì succede una cosa bizzarra, nasce una società degli artisti indipendenti. Dipendenti. Scusami, Raffaella, cosa vuol dire indipendenti, no? Che non c'è nessun tipo di legame con, no? Che accetto tutto quello Esatto. che mi arriva, non ho pregiudizi, non ho E preconcetti.
No? Esatto, sono Ecco. indipendente dal passato, dalla tradizione, da qualunque Certo, cosa, da certo. qualunque scuola, ecco. Certo. E infatti fanno una mostra degli artisti indipendenti, dove Certo. verranno accettate tutte le opere d'arte. Questo succede a New York nel 1917. Esatto. Champ si trova negli Stati Uniti in quel momento lì e allora decide di fare una cosa assolutamente straordinaria, no? Sempre per vedere, visto che aveva già capito che con la pittura la sua non piaceva, prova a fare cosa ancora peggiore. Dice, vabbè, questi qua dico che sono indipendenti. Lui faceva parte, tra l'altro, della giuria. Certo, lui era parte di quelli che avrebbero dovuto scegliere gli artisti da esporre, certo, scegliere. Poi Esatto. non c'era Però neanche scelta, perché in teoria era siamo così indipendenti che accogliamo tutto, no? non c'era criterio, per cui lui manda un qualche cosa che teoricamente loro avrebbero dovuto accettare, visto che non c'era criterio. Questo qualche cosa è il famoso Fountain, cioè fontana, che poi però invece di una fontana il titolo è fuorviante, perché di fatto si tratta di un orinatoio, cioè uno di quegli orinatoi, forse. I maschietti sanno di cosa si tratta quando vanno nei Beh, bagni ma lo della, sanno della... tutti, anche le femmine sanno cosa sono gli orinatoi, dai. dove si fa pipì all'impiedi, diciamo così. Ecco, Certamente. ci sono ancora di un tipo magari un po' diverso, ma ci sono ancora negli autogrill autostradali o in certi Sì, posti pubblici. certo. Esatto. Però vedete che è capovolto, è messo in una posizione molto strana. Viene firmato con uno pseudonimo, ma non perché non volesse, semplicemente perché lui faceva parte dell'organizzazione, quindi per non farsi accorgere lo manda anonimo. E poi sta a vedere se, vediamo un po' se accettate proprio tutto, 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 anche una roba così assurda come questa. Allora, E tra l'altro infatti. aggiungo, perché la cosa curiosa è che io quando facciamo il brainstorming con i ragazzi dicendo cos'è un'opera d'arte, tutti dicono: beh, una cosa, d'altra parte, se l'ha fatta un artista, è firmata, c'è la data, e beh, quella è opera d'arte. Al che io dico, qui ci mette la Certo. data 1917, anche se Sì. l'opera che vediamo, Sì. come sappiamo, non è l'originale, adesso finiamo il racconto e scopriremo perché. Esatto, Ma tra l'altro lui esatto. si firma con lo pseudonimo R. Matt, che in inglese, dimmi se sbaglio, vorrebbe dire qualcosa come in slang, qualcosa come bastardo, bastardello, ma anche alla Sì, tedesca Ermut Mutter, legato alla madre, no? Lui ama molto i giochi di parola. Ma Ci sono molte interpretazioni su quando io questo. dicevo che appunto lui ribalta la storia dell'arte, stavo proprio pensando a Fontana, appunto a questa opera. Tra l'altro, con questo titolo importante, no? Una fontana, immaginiamoci appunto le fontane, no? D'arredo barocco delle piazze Classiche europee, no? barocche, Con i certo. putti che fanno pipì, e quello era assolutamente, no? Consentito. Quindi, Però scusami. fanno pipì anche i putti, quindi tutto sommato la pipì già Certo, nelle fontane è un nelle fontane po'. era accettata. Era Però qui questo accettata, è sempre orinatoio questo. è ribaltato, quindi se tu provi a farci la pipì dentro, come qualcuno ha fatto, ha provato a fare, ti vira addosso, quindi non funziona. Non funziona così. Come fontana non Sì, funziona. Esatto. o forse fa da fontana anche quello. Come Dicono, orinatoio io non ho provato. Però il problema di farci la pipì dentro è piuttosto interessante per questo semplice motivo. Questo oggetto che viene sottoposto appunto regolarmente agli organizzatori, che venne sottoposto, quindi parliamo di un secolo fa, agli organizzatori, suscita un dibattito tremendo, perché alcuni dicono no, dobbiamo accettarlo perché non ci sono regole, Siamo alcuni dicono sì, non indipendenti. ci saranno anche regole, ma insomma qui si tratta di arte e questa di sicuro qualunque cosa sia non è Questo è arte, un, alla fine viene posso dirlo in modo rifiutato. volgare? È un cesso. È un È un cesso, cesso. praticamente sì, È e quindi viene rifiutato. certo. Però il fatto che venga rifiutato, diciamo così, è molto importante, perché come oggetto da quel momento lì se ne perdono le tracce, ma Duchamp ne fa fare una foto che è quella che hai mostrato tu prima, Sì. quella foto che hai fatto vedere prima. Esatto. Noi abbiamo dunque non più l'oggetto originale, ma la sua immagine, che però è molto importante per Duchamp perché proprio in quegli anni, mentre studiava come dipingere su vetro, mentre si occupava di immagini in movimento, studiava anche
probabilmente. Cosa vuol dire guardare qualche cosa? Che cosa ci ricordiamo? Che cosa vediamo quando stiamo guardando un quadro? No? Sembra una domanda molto banale, cioè, vabbè, guardiamo qualcosa e la vediamo, ecco. Però è un po' come in quell'epoca lì si studiava molto, per esempio, la scienza della testimonianza giuridica. Oh. E sì, gli psicologi erano molto attratti da questo, perché non so se sapete che praticamente nel 90% dei casi i testimoni praticamente non sono attendibili. Testimoni oculari, quelli che hanno visto qualche cosa, no? E questo è assolutamente un dato assodato, perché la mente umana è strana, ricorda certi dettagli e ne cancella altri. Ora, quello che succede a un testimone oculare, che tra l'altro, come tu sai, Raffaella, è un nome di uno dei personaggi di Duchamp, certamente il testimone oculare. Okay. Ho appena portato alcune classi alla Garbicocca a Milano a vedere la mostra, no, ispirata di Evans, certo, ispirata appunto Evans, in cui c'è anche testimone questo oculista. Questo tra l'altro testimonia dell'incredibile longevità, sì, diciamo, sì, no, di Duchamp. Ha detto ancora oggi un artista non solo vivente ma giovane, ecco, certo, si ispira ancora, pensiamo un po' a delle cose, certo, che Duchamp ha studiato. È più o meno quello che ci succede davanti a un quadro, cioè ci ricordiamo un dettaglio, ne perdiamo altri, non sappiamo più dire che quadro abbiamo visto, certo, che cosa c'era veramente, che colore aveva un pantalone, un cappello dipinto, no? Cioè, è molto strano, la percezione umana è uno strumento fantastico, ma diciamo così, non è una fotografia per niente, non è che sia inaffidabile, ma è psicologicamente molto influenzabile. Allora, per esempio, nel caso di Fountain, perché lui usa proprio quell'oggetto lì? Perché è chiaro che si trascina dietro una serie di associazioni mentali, no? Cioè l'escrezione, l'odore. Certo. Diciamo, il fatto che... Scusate. Il fatto che si trovi spesso in luoghi così poco belli, no? Sì, magari certo, insomma, nascosti, eccetera, perché serve a delle funzioni, insomma, poco nobili, eccetera, eccetera. E quindi la cosa interessante più dell'oggetto, ecco perché dicevo, oggi sono stati poi fatti da lui stesso alcune copie di quell'oggetto lì, però quell'oggetto lì in fondo vive nella memoria di tutti noi. La vera cosa importante è capire che l'importanza dei ready-made non è... quasi tutti, dico, lo troverete scritto in quasi tutti, appunto, citavamo prima i manuali, no? Che i ready-made sono degli oggetti, appunto, di uso comune, come questo paio di occhiali, che invece di servire per vedere meglio vengono... aspetta che accendo la luce. Sì, era un po' buia, è vero. Era un po' buia l'immagine. Sì, sì, sì. Vengono trasferiti in un contesto, diciamo, artistico, la galleria oppure il museo, messi sotto una teca, no, che li protegge. Certo. Ma in realtà quasi tutti i ready-made che ha fatto Duchamp, e la parola ready-made vuol dire proprio trovato, belle pronto, belle, sì, fatto, come questo un paio di occhiali, non l'ho come fatto come l'orinatoio che usciva dalla fabbrica, fatto in migliaia di copie, esattamente come l'orinatoio, però tutti i ready made noi li abbiamo oggi, sono tutte copie, perché quello lì Fontana è andato perduto, perché essendo stato rifiutato alla mostra lo aveva presentato, poi è finito dietro chissà che cosa e poi alla fine è stato buttato via. Sì, esatto, di solito si racconta che chi ha dovuto smantellare la mostra si è trovato nel magazzino questo orinatoio. Cos'è un orinatoio? Non è un'opera d'arte, l'ha buttata via. Di nessun valore, l'ha buttata via. Dovete pensare che un'opera di Duchamp, che è stata presentata alla Biennale di Venezia, alla porta del suo appartamento, che era un altro ready made, gli operai l'hanno vista, era tutta scrostata perché era vecchia anche quella di 100 anni, l'hanno ridipinta, per esempio, quindi non si erano accorti che era un'opera, quindi è successo tante volte, ma questo Duchamp avrebbe fatto solo un gran piacere, sì, perché sì,
perché vuol dire che delle volte noi non ci accorgiamo nemmeno se una cosa è un'opera d'arte o no, a seconda delle suggestioni, delle immagini che quell'opera lì può trasferirci oppure no. E quindi e tutta l'arte è un po' così, bisogna proprio convincersi che tutta l'arte è un po' così, tant'è vero che anche quella classica, anche quella antica. Certo, Tant'è vero che accade spesso che appunto delle volte, tantissime volte, per esempio nel secolo XVIII degli antichi dipinti medievali sono stati semplicemente dipinti con del bianco, con dell'intonaco, perché erano ritenuti assolutamente privi di alcun valore. Beh, ma questo era... erano fatti a mano, erano fatti da antichi. Ma era, questo era solito, basta ricordare, per dirti, la Cappella Sistina in parte era già dipinta, quando Michelangelo viene chiamato a ridipingere la volta del soffitto o la parete di fondo col Giudizio Universale, non è che fossero bianchi, c'erano magari dipinti di un pregio considerato minore, ma poi sappiamo che in quel caso c'era anche un discorso politico a voler sovrapporre, no, i committenti che si mettevano davanti, però era una pratica diffusa, insomma. Certo, era una pratica diffusa. Questo vuol dire che questo vuol dire un ragionamento sull'arte in generale. Ecco, qui arriviamo al punto di partenza da cui siamo partiti io e te in questa chiacchierata. Certo. Che l'arte in generale, quindi, non è addirittura non solo l'arte, è qualcosa di più, la bellezza in generale. Oh, che bello! Non è una qualità che appartiene ad un oggetto per essenza, come il fatto di essere. Come il fatto di essere nero del mio cielo, no, adesso si è acceso, ma insomma, ecco, come allora, il fatto di essere nero del mio cellulare, bianco, ecco. Del mio, ok. Ma piuttosto è un elemento, direi, relazionale, cioè dipende da una serie di relazioni che intervengono tra noi che guardiamo l'oggetto, chi lo ha fatto, chi non l'ha fatto, dove si trova, e questo non è un relativismo, è una fantastica intuizione, è una fantastica scoperta. Direi. Io qui faccio l'avvocato del diavolo perché i miei studenti, se io dicessi una cosa del genere in classe, so già che direbbero: ah, non è bello ciò che è bello ciò che piace. Io qui quando succede voglio svenire, ogni volta che dicono questa frase voglio svenire. Però c'è un punto di partenza su cui riflettere, perché davvero è appunto non il soggettivismo, ma è, come dici tu, la relazione tra... Cioè, gli operai che hanno smontato la mostra e non hanno saputo riconoscere Fountain come un'opera d'arte, gli altri che alla Biennale hanno ridipinto la porta, non hanno saputo riconoscere, quindi non è che piacesse o non piacesse, è proprio una questione di riconoscibilità. Come se ci fossero due linee di pensiero, da un lato noi ci immaginiamo che l'arte e gli oggetti che possiedono bellezza ce l'abbiano come se fosse iscritta dentro, come un DNA che fa parte di quel determinato oggetto lì. E questo, diciamo che tutti gli esempi storici ci dicono che non è così. E da quell'altro, allora uno dice: beh, vabbè, ma allora c'è un soggettivismo totale. E praticamente appunto a me piace e a te no, e va bene così. E io direi che non è vero né l'uno né l'altro. Anch'io sono totalmente d'accordo. L'uno non è vero perché, come è stato dimostrato anche da grandi studiosi di storia dell'arte, autori per i quali noi oggi saremmo pronti a sacrificare anche, non dico la vita, ma sicuramente daremmo una mano, come per esempio Botticelli o lo stesso Caravaggio, sono largamente delle riscoperte, certo. Questo lo ha detto questo critico, si chiama Francis Haskell, che ha scritto un libro bellissimo, Le metamorfosi del gusto. Ecco, il gusto è una cosa che cambia, e per esempio noi oggi consideriamo Cosmettura, che è un grande pittore, ma insomma un minore del 400, alla sua epoca era assolutamente un genio totale. Alla loro epoca gli impressionisti erano considerati dei disgraziati, certo. E invece i grandi pittori erano questi pompier che oggi nessuno vuole più vedere, insomma, neanche appesi nei quadri, neanche appesi ai muri
dei musei, voglio dire. Certo. E quindi c'è una fluttuazione, no? Totale, direi, in realtà, totale, certo. che mette in gioco non i minori, ma anche i nomi per i quali saremmo disposti a. E poi i ragazzi devono assolutamente, voi ragazzi, mi rivolgo direttamente a loro, Raffaella, se mi permetti, certo. Visto che faccio anch'io l'insegnante, faccio anch'io il tuo mestiere. Sì, lui però lo dico, forse non l'ho detto prima, ma lui insegna, tu insegni all'Accademia di Belle Arti di Brera e? Se ci riesco, perché se l'aprono, riaprono. Rivolgiti pure ai ragazzi, assolutamente. Se riaprono, torniamo ad insegnare. E quindi dobbiamo essere pronti invece a capire che il gusto è una cosa non soggettiva, ma storica, che ha delle grandi evoluzioni. Recentemente adesso ci siamo finalmente resi conto, per esempio, che abbiamo preso un abbaglio assolutamente pazzesco con tutta l'arte greca, che noi abbiamo sempre visto bianca, in realtà sono circa 2 secoli e mezzo che la vediamo pulita così perché ha perso i colori, ma in realtà era coloratissima in una maniera imbarazzante, sì, cioè, sì, proprio sì. Aveva i colori di una violenza, sembrava i mascheroni del carnevale di Viareggio, ecco, che noi giudicheremmo kitsch. Non belli, nel senso puri, kitsch, sì, brutti qua. Per stamattina o per ieri, ho perso il senso del tempo, un piccolo video sull'altare di Pergamo e ho inserito anche un'immagine dell'altare di Pergamo con il fregio, la gigantomachia colorata, così dava un po' l'idea di quello che stai dicendo tu. Bellissimo, bellissimo. Io credo che dobbiamo tutti noi, ma anche gli storici dell'arte, penso che dovranno presto o tardi fare i conti accettarlo. Con questa realtà. Ma anche gli storici e gli storici della filosofia, ti dico Raffaella, perché io insegno filosofia, come tu sai, certo. E, oltre che a politica a Brera, e per esempio su tutti i manuali di filosofia c'è scritto che la filosofia è nata 500 anni avanti Cristo in Grecia, peccato che non sia vero, perché... Assolutamente no, perché noi pensiamo che i greci siano l'origine di tutto quando loro sapevano benissimo di essere gli eredi di un sapere molto più antico che veniva dall'Oriente e dall'Egitto, che manifestamente sono esistiti prima. Ecco. Tanto per dire, nell'Antico Egitto, se uno va a leggersi i testi dell'Antico Egitto, c'è un bellissimo poema che si intitola Il viaggio di un naufrago, che racconta di un naufrago che è andato a combattere in una guerra lontana, e poi nel ritorno per tornare alla sua isola dove abita incontra dei mostri eccetera, eccetera. Mi sembra un racconto che ho già sentito anche a me. Qualcosa risuona, effettivamente si chiama l'Odissea, però il racconto di un naufrago è stato scritto nel XII secolo avanti Cristo e l'Odissea probabilmente nell'VIII, quindi come dire, avevano ragione i greci, erano gli eredi, non gli iniziatori di qualche cosa. E poi però c'è l'altro problema, quello del soggettivismo totale, per cui a un certo punto, vabbè, allora se è così professore, sai cosa ti dico? Che a me mi piace questo, a lei no, pazienza, dobbiamo rimanere uguali. Però neanche questo è completamente vero, perché ecco, mi dimostra la prova, il test, quello lì che ha fatto Duchamp è stato una specie di test per vedere che cosa. Beh, se veramente la società degli artisti indipendenti fosse stata davvero indipendente, non gli sarebbe interessato nulla di mettere un orinatoio capovolto, girato, dipinto, mica dipinto, chi se ne frega, fantastico, andava benissimo, no? E invece questo vuol dire che tutto sommato tutti noi ci piace questo, non ci piace quell'altro, ma condividiamo una cosa fantastica, e questa è una cosa che direi Duchamp riscopre, ma il primo a scoprirlo è stato un filosofo che si chiamava Kant. Siamo dotati di un apparato conoscitivo che è fatto dai sensi, dalla vista, però anche dall'intelletto. Poi siamo dotati di un apparato etico che ci dice che cosa è giusto e che cosa non lo è. E poi alla fine siamo anche dotati di una facoltà di giudizio. Non c'entra che cosa giudichiamo, ma noi siamo umani non solo perché capiamo le cose e perché capiamo cosa è giusto e cosa è sbagliato, ma anche perché qualunque cosa ci venga messa di fronte
noi esercitiamo una capacità di giudizio estetica. Cioè, mi spiego meglio. Kant fa un esempio molto chiaro, quello del cielo stellato. Sì. Io vedo il cielo stellato, posso dire tante cose. Se sono un astrologo, dico, vabbè, dunque, interessante, guarda Betelgeuse, adesso ti spiego il grande carro, il piccolo carro, vedi la stella polare, eccetera, eccetera. Io non la vedo, però alla fine se questo me lo spiega, la capisco. Sì. Perché lui è uno scienziato, quindi lo guarda dal punto di vista conoscitivo. E se poi siamo nel planetario, lo punta col telescopio e mi fa vedere anche cosa sta succedendo in un certo buco nero, in una certa galassia. E questo è un punto di vista conoscitivo. Se lo vede un sacerdote o una persona religiosa, mi dice, guarda il cielo stellato, che bello, vedi anche tu, sei una creatura come me, siamo parte del magnifico universo. E se lo vede un artista, dice semplicemente, che bello. Cioè, e questo lo fa qualunque uomo, cioè siamo umani nella misura in cui noi esercitiamo la facoltà di giudizio, indipendentemente se una cosa ci piace. A me piace il rock, a te il metal, a quell'altro la musica barocca, la musica barocca e a quell'altro, quello lì, come si chiama quello lì, che è andato a Sanremo mezzo si è vestito da in maniera strana, insomma, Achille Lauro. Achille Lauro, sì, sì. Io non quello ho piace, quell'altro non piace, però non possiamo restare indifferenti perché siamo dotati di questa fantastica cosa che ci rende, da questo punto di vista, dei soggetti umani, cioè la capacità di giudizio estetico è Kant la scopre in maniera teorica, diciamo che Duchamp la mette all'atto pratico. E questa è la sua fantastica rilevanza per il pensiero umano, direi. Che meraviglia, che presentazione. A questo punto io dovrò approfondire con i ragazzi un po' di più il concetto di ready-made, sì. E poi gli farò un po' di esempi, gli racconterò, mi divertirò molto, ho finalmente a far vedere la Gioconda con i baffi e tutto il resto. Insomma, ho tante cose da approfondire, ma davvero, secondo me, insomma, è stato molto prezioso, mi piace molto, ecco. Mi sento libera di consultarti ancora in caso questa situazione dovesse andare certo. avanti, tanto a parte Duchamp, ma tu devo dire certo. che sei un pozzo. Quindi certo, al limite volentieri, volentieri, volentieri. Va bene? Volentieri. Marco, veramente ti ringrazio tantissimo. Grazie a te, grazie a voi. Un saluto a tutti. Ciao, ciao. Ciao.